Buongiorno a tutti e benvenuti ai Quippers! Quanti non vedono l'ora questa mattina di adorare il nostro Dio? Vogliamo farlo insieme con gioia, me? Con le mani, dai, tutti insieme! Questa mattina tutti insieme, oh, 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 oh. Una cosa ho chiesto e quella io cerco, restare per sempre insieme a te Gesù. Solo alla tua presenza io posso trovare la libertà che mi fa danzare. Fuoco che brucia il mio cuore, arde dentro me questa passione. Sento che è così forte, non mi stanca mai, lo desidero. Desiderano questa mattina, andiamo a farci sentire. Lo spirito tuo è la mia guida, tu sei la via, la
presenza io posso trovare la libertà che mi fa danzare. Fuoco che brucia il mio cuore, arde dentro me questa passione. Sento che è così forte, non mi stanca mai, io ti desidero. Questa dichiarazione stamattina. Ogni battito a te dedico, portami dove tu vuoi. Il mio posto è stare accanto a te, al centro del tuo volere. Ogni battito a te dedico, portami dove tu vuoi. Il mio posto è il nostro cuore, perché sappiamo e crediamo che Lui è il fedele. Amen.
eterna è la tua promessa, tu sei fedele, al sicuro in te, per sempre resterò, tu sei fedele, confido in te, eterna è la tua promessa. Alleluia. Vogliamo che la nostra adorazione in questa mattina si alzi e possa abbattere ogni fortezza. Insieme, insieme ti adoriamo, Signore. A te tutta la lode, a te tutto l'onore. Thank you.
stanza. Dichiari il suo nome, la sua grandezza. Alleluia. Passando in mezzo a noi e sta cercando di dirci: io sono qui in qualunque momento, io sono qui in
qualunque situazione, io sono qui e travolgerò e ti inonderò della mia presenza. E tu sarai forte e coraggioso, forte e coraggiosa, e non devi temere, perché io sono qui e io non ti abbandono, io ti innalzo, perché io ti amo, figlio mio e figlia mia. Io ti prendo per mano e ti farò attraversare quelle acque dove io ho detto andremo al di là dell'altra sponda. Io ti ci porterò, qualsiasi sia la situazione, io ti ci porterò. Potrai dormire insieme a me su un cuscino. Qualsiasi sia la situazione questa mattina, sento forte di dirti, qualsiasi sia la situazione, io ti porterò all'altra sponda. Dormi con me su quel cuscino e non temere. La tempesta rappresenta le difficoltà più grandi. Se io dico a quel monte spostati, il monte si sposterà, dice la parola di Dio. Non temere. Ti chiedo questa mattina di prendere questa parola e farla tua e metterla nel tuo cuore. Non temere, perché abbiamo un Dio grande che è potente. Dio serviamo. Quanto grande sei, sì. Oh, Lui è immensamente grande. Ogni ginocchio a te si piegherà, dichiarando che tu sei il Signore. Dio, tu sei immensamente grande, immensamente buono e immensamente fedele, Padre. Noi vogliamo ringraziarti questa mattina per le promesse che ci dai ogni giorno. 365 promesse sulla tua vita, una ogni giorno, Lui non ti abbandona. Amen. Amen. Facciamo un applauso al nostro Dio e facciamolo veramente bene, perché Lui è un nostro Dio, le cose le fa alla perfezione. Grazie papà, grazie. Prima di tutto, prima di iniziare, volevo fare qualcosa che per noi è molto importante, che è onorare. Sapete, noi come Chiesa crediamo molto nell'onore, e per noi l'onore sono i binari, sono quei binari che ci tengono sulla retta via, potremmo dire, per usare un termine biblico. Volevo onorare il pastore Francesco e Tania per come ci hanno condotto in questo anno, per come ognuno di noi può attestare di essere cresciuto nelle vie di Dio, di aver ottenuto più vittorie. E siamo veramente fiduciosi e pieni d'aspettativa per quello che Dio farà per il prossimo anno attraverso di loro. Amen. E volevo onorare anche mio padre, l'apostolo Mario, che oggi sta predicando a Napoli, veramente un generale di Dio, veramente che gli anni che sono davanti a loro siano ancora più fruttiferi di quelli che sono stati dietro di lui. Amen. Vogliamo fargli un forte applauso. Ora, stamattina ho preparato un messaggio che non avevo mai predicato, ma che avevo ricevuto circa 20 anni fa. Quando ero studente alla scuola biblica c'era l'usanza che prima della prima lezione, che iniziava alle 8 di mattina, davano un minuto a ogni studente e in quel minuto tu dovevi impressionare l'assemblea. E io presi un passaggio della Bibbia, il passaggio del centurione romano che manda persone a chiedere aiuto a Gesù per il suo servo che era malato. E la Bibbia ci dice che Gesù per questa azione rimase stupito da quest'uomo. E
La domanda che feci in quel momento ai studenti, a 20 anni, ai miei amici ventenni è: tu o io? Ma tu, perché la rivolgo a te la domanda, hai mai stupito il Signore? In inglese si dice, have you ever surprised the Lord, se c'è qualcuno che parla inglese. Perché siamo sempre molto concentrati e vogliamo sempre tutti che il Signore ci stupisca, ci sorprenda, ci benedica, faccia miracoli per noi, e Lui lo fa. Ma quando si arriva alla fine di un anno è sempre un momento, no, valutativo, dove facciamo un esame introspettivo e esaminiamo l'anno che è passato, e piuttosto che andare a contare tutto quello che Dio ha fatto per noi, che sicuramente è qualcosa di incalcolabile, la domanda che mi sono fatto io è: ho mai sorpreso il Signore? Ho mai stupito il Signore con un mio gesto, con una mia frase, con qualcosa che ho fatto? E perché Gesù rimase sorpreso di quest'uomo, che era un semplice centurione romano, un pagano, non era nemmeno del popolo di Israele? Vi do 30 secondi per pensarci, ok? Se noi andiamo a vedere, sono passati 30 secondi, no? Allora, facciamoli passare, dai. Probabilmente con queste luci alla fine del culto sarò abbronzato, eh. Magari poi mi dicono che sono stato al mare a dicembre, eh. La definizione di sorprendere significa fare qualcosa al di là delle aspettative. Fare qualcosa fuori dall'ordinario. Ci sono cose che noi sappiamo che sono ordinarie e le facciamo quotidianamente, quasi come una routine. E il rischio qual è? Che a volte anche le cose di Dio noi le vogliamo inscatolare nell'ordinario. Ma Dio non è mai ordinario, Lui è sempre straordinario. Ad esempio, mi ricordo, dopo 9 mesi di fidanzamento, io chiesi a Miriam di sposarmi. E stranamente lei disse di sì, però questa è un'altra storia. E ci siamo detti, ci sposiamo tra un anno. E ok. E lei mi disse, non serve che mi regali l'anello, perché mettiamo i soldi da parte. E io ingenuamente ci ho creduto, l'ho presa in parola. Ora, grazie a Dio che ho una mamma sveglia e napoletana, che mi fece capire che spesso le donne vanno interpretate quando parlano, vero? Allora cosa ho fatto? Era Natale, si avvicinava, gli comprai un portafoglio, e un bel portafoglio, non so se era un Guess, un Michael Kors, ora non mi ricordo, e gli diedi questo portafoglio e gli dissi, mia nonna anche, che è napoletana, vero Paola? Dice, quando regali un portafoglio devi mettere una monetina dentro, è vero Paola? E io gli dissi a Miriam, che anche lei ha la mamma di Benevento, guarda che del portafoglio ti ho messo una monetina. Quando lei andò ad aprire, trovò un bel anello di quelli che si regalano per i matrimoni. Considerate che lo sto ancora pagando dopo 11 anni di matrimonio. E ne rimase veramente sorpresa. Ora, se io volessi stupire qualcuno, troverei la maniera. Ma come posso stupire il mio Signore? E qui è tutto un altro discorso. Eppure, nella parola troviamo diversi episodi dove Gesù o il Signore si stupiscono di qualcuno. Rilasciano frasi che rimangono poi nella storia. E se c'è riuscito il centurione, ci voglio riuscire pure io, e ci devi riuscire anche tu. Vogliamo vedere insieme nell'Evangelo di Luca al capitolo 7 la storia dal verso 2 al verso 10. È una storia famosa, ma vogliamo leggerla e facciamo molta attenzione ai dettagli, perché spesso i dettagli fanno la differenza, vero? Un centurione aveva un servo a lui molto caro che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù,
gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatosi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito, che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati. E dica uno va ed egli va, a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui. Wow! Diciamolo tutti insieme, restò meravigliato di lui. E rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli invitati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Ma la risposta che dobbiamo dare stamattina è: come ha fatto quest'uomo pagano, centurione, a meravigliare il Signore in quel giorno? Non l'ha nemmeno incontrato. Se voi ci fate caso, prima gli manda degli anziani di Israele incontro, poi mentre Gesù andava gli manda dei suoi amici, lui non lo incontra fisicamente, eppure è riuscito a meravigliare il Signore. Wow, io credo che ci sono state tre cose che hanno sorpreso veramente Gesù in quella circostanza. La prima è stata il cuore di quest'uomo. Ora, noi possiamo dire che Dio è onnisciente, quindi conosce ogni cosa. La Bibbia dice che Dio conosce anche le parole prima che le pronunciamo, conosce i nostri pensieri, ma io credo che ci siano delle volte dove Dio sceglie di girarsi dall'altra parte, perché vuole vedere come noi ci comportiamo e quello che diciamo. Sceglie arbitrariamente di non entrare nei nostri pensieri, perché vuole essere sorpreso da noi. E io credo che il cuore di quest'uomo meravigliò il Signore quella volta. Pensate, lui era un centurione romano. Quindi era, sapete, a quei tempi Israele era sotto la dominazione romana. Furono i romani a crocifiggere Gesù. Eppure vediamo che la Bibbia ci dice che quest'uomo aveva conquistato il cuore degli anziani di Israele. Sono loro che gli vanno incontro e gli dicono: devi guarire quest'uomo, perché il servo di quest'uomo, perché lo merita, perché ama la nostra nazione, perché ci ha costruito la sinagoga. Aveva conquistato il cuore delle persone che stava dominando. Wow! E quando parlò del suo servo, lo chiamò come un servo a me molto caro. Guardate che cuore che aveva quest'uomo, eh? E una cosa che non è mai cambiata per tutta la Bibbia è che ancora oggi Dio guarda il cuore delle persone. A volte noi siamo bravi con l'apparenza o vorremmo travestirci, ma Dio guarda, conosce il nostro di dentro, lui guarda il nostro cuore, ed è il cuore il centro del nostro essere. E quante volte veramente Dio osserva il nostro cuore, lo scruta, come dice la parola, e ci conosce profondamente. E io credo che tu puoi impressionare il Signore per il tuo cuore. Quando hai un cuore umile come aveva quest'uomo, quando hai un cuore generoso, era sicuramente un uomo ricco e con i suoi soldi costruì la sinagoga, dice la parola. Insomma, non è che gli costruì un garage per mettere la macchina, costruire una sinagoga, e non era tenuto a farlo.
quindi ogni qualvolta tu ti muovi in generosità, sappi che quel tuo gesto tocca il cuore di Dio. Ogni qualvolta il tuo cuore riesce a perdonare, magari quando subisci un'ingiustizia o quando avresti tutte le ragioni per essere arrabbiato, ma hai un cuore che perdona, quel tuo gesto, il tuo cuore tocca il cuore di Dio, lo sorprende, lo stupisce. Ecco perché ti sto dicendo che tu attraverso il tuo cuore puoi stupire il cuore di Dio. Pensate al re Davide, con tutti gli errori che aveva fatto, Dio lo chiama uomo secondo il mio cuore. Dio non è tanto interessato a quello che fai, Dio è più interessato a chi tu sei. Ah, 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 alleluia! Qualsiasi cosa tu fai nella vita passa attraverso il tuo cuore. E se tu riesci a mantenere il tuo cuore, a proteggere il tuo cuore, allora riuscirai anche a sorprendere il Signore. E perché Davide, anche dopo centinaia di anni, noi troviamo nel Vecchio Testamento Dio che dice: per amore del mio servo Davide, per amore del mio servo Davide, ai nipoti, ai pronipoti, a quelli che non l'avevano mai conosciuto ma ne avevano sentito parlare. Perché? Perché Davide aveva conquistato il cuore di Dio. E ci sono tanti, tanti altri esempi che potremmo prendere. Pensate alla donna che ruppe il vaso d'alabastro, un olio profumato di gran valore, lo prese e unse i piedi di Gesù. E quel gesto toccò il cuore di Gesù. E leggiamo in Matteo 26, verso 13, una frase che un po' mi fa invidia. Vogliamo prenderlo insieme. In verità ti dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Ora, ti voglio far riflettere. Se Gesù venisse da te, sapete già dove voglio arrivare, eh? Viene qui, compare oggi e ti dice quello che tu hai fatto. Ovunque sarà predicato il Vangelo sarà raccontato. Alleluia! Che dite, era rimasto stupito Gesù o no dal gesto di quella donna? Alleluia! Dal cuore. Gli altri, Giuda disse: perché non abbiamo venduto quest'olio? Ci avremmo fatto 300 denari. Più avanti lo venderà per 30 denari. Più o meno. Ero bravo in matematica, ma ho perso un po' di colpi con l'età. Il cuore di quella donna toccò il cuore di Gesù, come il cuore di Davide ha toccato il cuore di Dio. E tu con il tuo cuore puoi stupire il Signore. Amen. Vi è piaciuta la predica? Ok. Punto numero due. Tu puoi toccare, tu puoi stupire il Signore, tu puoi sbalordire Dio attraverso il tuo carattere. Gesù rimase sorpreso dal carattere di quest'uomo, perché era un uomo molto importante, ma rimaneva comunque molto umile. Io non son degno che tu venga sotto il mio tetto, per questo ho mandato degli uomini a chiamarti. Ragazzi, era un centurione romano, alla sua parola tutti si dovevano piegare. Centurione era un capo di centinaia, era abituato a dare ordini e le persone le facevano. Pensate l'importanza che ha dato a Gesù. Se lui dava ordini ai soldati, lui aveva già capito che davanti aveva un re. Sicuramente
per il ruolo che ricopriva, aveva fatto delle cose tremende che magari a volte nemmeno condivideva. Sapete, a quei tempi i soldati romani facevano delle cose brutali. Ma è impressionante anche come rimane fedele all'impero romano. Perché quando tu hai dei valori, tu rimani fedele alla promessa che hai fatto, all'impegno che hai fatto. Era un uomo umile, era un uomo molto fedele. Queste sono tutte cose che hanno impressionato il Signore. Perché tu puoi impressionare Dio attraverso il tuo carattere. Tu puoi impressionare Dio attraverso chi sei dentro, chi sei veramente. Tu puoi impressionare Dio attraverso la tua integrità. Magari qualche volta ti avevano proposto qualche compromesso, tu sei rimasto integro, pure che ne avevi bisogno. Dio è impressionato dal tuo carattere. Una cosa che si dice nel mondo evangelico, che spesso ho sentito, è che il carattere è carattere. Ma in realtà nel regno di Dio non funziona, perché il carattere nel regno di Dio si cambia. La Bibbia dice che noi dobbiamo assumere il carattere di Dio, trasformati a sua immagine e somiglianza. E c'è un uomo in particolare che a me è rimasto molto impresso nella parola, dal nome Natanaele, che se non erro più avanti sarà chiamato Bartolomeo, ma mo non ci incastriamo, e dovrebbe essere uno dei dodici più avanti. Però non ci incastriamo, questa non è la mia grazia, chiedete al pastore Francesco. Ma quando Gesù lo vede per la prima volta, ora notate, il centurione non l'aveva nemmeno visto. Lui vede quest'uomo, troviamo in Giovanni 1, verso 47, la Bibbia dice, vide Natanaele, che gli veniva incontro, e disse di lui, ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. In un'altra versione dice in cui non c'è frode. E se tu ti trovassi Gesù davanti adesso e ti puntasse il dito e dice tu sei un uomo integro alla mia presenza. Ah, 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 alleluia! Il carattere di quest'uomo aveva impressionato Gesù, alleluia. Ecco un vero cristiano, giusto alla mia presenza. La grazia di Dio è sovrabbondante sulla nostra vita, ma poi sono le nostre scelte che formano il nostro carattere. Il fatto stesso che Dio ci perdona da ogni sbaglio e ci rialza ogni volta non preclude il fatto che noi possiamo scegliere di essere persone integre, persone fedeli, persone umili alla sua presenza. Alleluia! Quando Gesù parlò di Giovanni Battista, cosa disse? Chi andaste a vedere nel deserto? Un uomo vestito in candidi abiti. Io vi dico che dai nati da donna nessuno è stato superiore a Giovanni. E se il Signore lo dicesse di questo Giovanni? Alleluia! Noi non dobbiamo vivere una vita ordinaria, noi dobbiamo vivere una vita straordinaria. Noi possiamo andare al di là di quello che sono le, anche al di là di quello che il Signore ci richiede, alleluia. Noi siamo, io personalmente sono una persona molto inquadrata, costruisco la mia routine per fare tutto quello che ho prefissato, ma in realtà questo 9 casi su 10 è molto buono, ma quando parliamo delle cose di Dio ti blocca da andare al di là delle tue possibilità, al di là delle aspettative di Dio.
E chissà se magari nel nuovo anno, nel prossimo anno, noi possiamo fare delle cose ancora straordinarie. Pensiamo, questa settimana ho frequentato la domenica, ho frequentato due culti, ho messo la decima. Ma queste sono cose ordinarie. Sono le cose straordinarie che vanno al di là dell'ordinario, che impressionano il Signore. Una volta, ormai cominciano ad essere un po' di anni fa, parliamo forse del 2002-2003, io ero appena tornato dalla scuola biblica, mi offrirono la responsabilità dei giovani di una chiesa che sta alla Dispoli. Io andai due o tre domeniche, poi non mi trovai col pastore che c'era e rifiutai l'impegno. A quei tempi io lavoravo con l'apostolo Andrew Thomas, che salutiamo, magari ci segue o guarderà questo culto, e lui ci rimase male che io rifiutai quell'incarico. Però poi, 5 anni dopo, nel 2008, fu lui a portarmi al riconoscimento come pastore. E lui disse: non avrei mai pensato che Andrea diventasse un pastore. Mi ha sorpreso. Bella storia, è vera, non l'ho montata qui. Perché alla fine, con la mia costanza, sono riuscito ad andare anche al di là delle aspettative degli uomini che Dio mi aveva messo sopra in quel tempo. L'ho fatto io, lo puoi fare anche tu, eh? Noi crediamo che gli apostoli, comunque le persone che Dio mette sopra di noi come padri spirituali, vedano in noi cose che noi oggi non vediamo, vedono con gli occhi di Dio su di noi non quello che siamo, ma quello che possiamo diventare. Ma io ti dico che tu puoi andare anche al di là di quello che loro vedono, perché non c'è limite in quello che Dio può fare nella tua vita. Non mi avete messo il tempo, colpa vostra, eh? Punto numero 3. Gesù rimase sorpreso, la Bibbia la chiama gran fede di quest'uomo, senza nemmeno guardarlo, perché punto numero 3, quest'uomo aveva una grande consapevolezza di chi Gesù fosse. La Bibbia dice: ne aveva solo sentito parlare. Tommaso dice: se non vedo non credo. Lui ne aveva solo sentito parlare, ma aveva consapevolezza di chi Gesù fosse. E quando lui dice: di solo una parola e il mio servo sarà guarito, questo ci mostra il fatto che lui aveva compreso i principi e le regole del regno di Dio molto di più degli anziani di Israele, che gli dicevano: se lo merita, se lo merita. Ma il regno di Dio non funziona per meriti, funziona per principi, alleluia. Aveva una forte consapevolezza di chi Gesù fosse. Magari, chissà, avrà anche tentato di salvarlo nel momento che volevano ucciderlo. Era un centurione, era un pezzo grosso. E magari avranno ucciso lui, chissà. Aveva una comprensione straordinaria del regno di Dio, ma soprattutto aveva una piena convinzione che Gesù fosse la soluzione di cui aveva bisogno in quel momento. Di una parola, il mio servo sarà guarito, perché io sono un uomo sottoposto. E quando dico a uno va, egli va. Quando tu riesci ad avere questa consapevolezza, questa piena convinzione, allora tu riesci a stupire il cuore di Dio, perché fai delle cose al di là dell'ordinario. Fai delle cose che razionalmente non le faresti, e così facendo tu impressioni il cuore di Dio.
C'è una storia che mi piace tanto, che è la storia dell'offerta che fece la vedova in Luca 21. La Bibbia dice che Gesù rimase a vedere la cesta delle offerte e non si impressionò dei ricchi che mettevano big amount of money, grandi somme di denaro, ma si impressionò di questa donna che aveva messo due spiccioli. E questo verso dice, cosa dice il verso? Ve lo ricordate? Verità vi dico che questa povera ha messo più di tutti. Quando tu hai la consapevolezza di chi è Gesù, che è Lui la soluzione, che è Lui colui che provvede per te, che è Lui che si prende cura di te, quando tu hai questa convinzione, non hai nemmeno problemi a fare un'offerta pazza, perché diciamo la verità, quella donna fece un'offerta pazza, ha messo tutto quello che aveva, un'altra versione dice mese del suo necessario. E la sfida di oggi è, abbiamo mai impressionato noi il Signore con la nostra piena convinzione che anche se facciamo un'offerta pazza, in un modo o nell'altro il Signore ci farà andare avanti? Come lo so? Perché comunque vada, fino a oggi ci siamo arrivati, fino a qui il Signore ci ha soccorso. E a volte io mi chiedo, Signore, se domani si rompesse il televisore a casa, probabilmente con lo stress che mi farebbero i bambini, io troverei il modo di andarne a comprare un altro. Tutti noi qui magari abbiamo a casa un televisore o un telefonino che costa una certa cifra, ma avremmo mai il pensiero di mettere quella stessa cifra nell'offerta, anche se è un'offerta pazza? E magari il nostro televisore invece di 10 durerebbe 20 anni. Quando razionalizzi troppo la tua vita, finisci per vivere irrazionalmente. Quando la vivi nello fuori dall'ordinario, finisci per avere una vita straordinaria. Gesù l'ha chiamata gran fede. Io l'ho chiamata cuore, carattere e consapevolezza. Queste sono le cose che impressionano il Signore. La Chiesa di quel tempo aveva conquistato il cuore di un uomo molto potente, un capo, un uomo molto influente, un capo di centinaia. E chissà se ci sia anche qualcosa di profetico in questa fase, che magari il Signore ci darà, toccherà il cuore a persone influenti questo anno che verrà, in capi, in persone che smuovono altre persone. E voglio concludere dicendo così: non ti piacerebbe impressionare il Signore? A volte noi vogliamo impressionare gli altri, vogliamo essere, sorprendere persone a cui vogliamo bene, sorprendere il nostro datore di lavoro, ma non ti piacerebbe sorprendere il Signore con la tua vita? A me sì. Signore, nell'aria che respiriamo diventiamo consapevoli della tua presenza nella nostra vita.